Siamo con il dottor Paracchi. Ecco, quanto è importante l'internazionalizzazione di una cooperazione a livello tra Italia e Europa sul tema di biotecnologie e life science? Ok, allora innanzitutto la pandemia ci ha insegnato molto su questo. Infatti aver avuto una collaborazione internazionale che ha riguardato l'Europa e anche gli Stati Uniti ci ha permesso in tempi molto rapidi di arrivare a soluzioni che hanno cambiato la storia di molte persone e del mondo intero. Il fatto che oggi sia questa conferenza e Genenta, che è anche la mia società che si occupa di oncologia, che tutto sommato è un'altra pandemia, il fatto che sia questa conferenza sancisce un principio fondamentale: se si collabora e si lavora insieme, scienza, scienziati, governi, imprese private, si riescono a trovare prima, più velocemente, più efficacemente nuove terapie che vanno a incidere sulla vita dei cittadini. E le biotecnologie, e la pandemia ci ha insegnato questo, i governi sono qua a testimoniare, i ministri sono qua a testimoniare, l'ambasciatore americano è qua a testimoniare, è diventato un settore strategico, un settore di difesa nazionale, di interesse nazionale, come lo era prima l'energia, come era prima la parte militare. E questo dal punto di vista anche del cittadino è straordinario per l'impatto che può avere. E come incrementare di più queste biotecnologie e life science? La collaborazione va fatta sotto vari aspetti. Governo to governo, quindi il fatto che, torno all'esempio della pandemia, l'intervento pubblico abbia permesso di accelerare, mettendo a disposizione mezzi, soldi, accelerazione del regolatorio è stato fondamentale. La presenza di un'industria privata, muscolare, forte, ha permesso di andare velocemente al risultato. Quindi continuare in questo modo ci permette non solo nel caso estremo di una pandemia, ma tanto anche in altre situazioni, malattie autoimmuni, oncologia, di riuscire a trovare terapie più efficaci in tempi più rapidi.